Sono appena tornato dall'Agnello Treffen 2024, ho messo in pratica tutti i consigli che avete visto nel video dell'anno scorso, dove vi portavo tutto quello che io ho applicato nel mio Elephanten Treffen 2023. Questo video non va a sostituire quello dell'anno scorso, ma lo va ad ampliare perché ho fatto qualche piccola modifica e qualche piccola miglioria. Se non aveste ancora visto il video dell'anno precedente, ve lo lascio proprio qui. Oppure ve lo lascio anche qui sotto in descrizione e ritroverete anche il riquadro alla fine del video. Vi consiglio comunque di vederli entrambi. Perché? Perché nel video dell'anno scorso andavo ad approfondire aspetti di cui quest'anno non andrò a parlare perché confermati, come per esempio il sacco pelo, l'abbigliamento da moto, la stuoia sotto il telo, eccetera. Però ho voluto fare qualche piccolo passo davanti, soprattutto nei termini della flessibilità, della riduzione del bagaglio e anche della riduzione dei costi, perché no? Il tutto, se possibile, anche migliorando le prestazioni che ho ottenuto l'anno scorso dalla mia attrezzatura. A fine video poi vi dirò anche cosa non ha funzionato o cosa mi ha, diciamo, deluso. Cominciamo con questa goletta cilindrona per il casco, l'ho comprata all'ECMA, è della OJ. In pratica questo prodotto ha un bordo gommato al suo interno, è elastica, ma non particolarmente, nel senso il giusto per avvolgere completamente il fondo del casco. Questo lo potete vedere che l'ho utilizzata nel mio viaggio d'andata da Pavia, dove abito io, all'Agnello Treffen. Per tutto il tragitto, sono circa 220 km, sigilla completamente il casco e il collo da qualsiasi tipo di spiffero ed è molto utile anche in caso di pioggia, perché sebbene il materiale faccia trapassare leggerissimamente l'acqua, comunque aiuta a farla defluire. Come si è comportato? Molto bene sotto questo aspetto. Non si sente alcuno spiffero, soprattutto se poi avete magari una lupetto come quella che indossavo io, quindi a collo alto, quindi avete un completo isolamento degli spifferi del collo. Al ritorno ho deciso di non utilizzarla perché in primis faceva più caldo, c'erano circa 4-5 gradi in più, sono partito ce n'erano 3, meno 2 gli 0, quando sono tornato ce n'erano 4-5. Mi sono anche accorto poi che soprattutto nel mio caso, forse il mio casco non è sufficientemente ventilato e quindi ho sofferto un pochino l'umidità sulla visiera all'interno, nonostante utilizzassi una pinlock. Dal punto di vista invece del comfort, nulla da segnalare perché non, diciamo, non impedisce i movimenti del collo. Io l'ho lasciato libero, non l'ho agganciato a nulla e quindi non avevo nessuna frizione o limitazione nella possibilità di ruotare la testa. Ottimo accessorio, tra l'altro ripiegato è veramente molto piccolo, è grande, diciamo, la metà di un portafogli. Lo consiglio a tutti come complemento per l'abbigliamento antipioggia, oppure se avete particolarmente freddo al collo. Questo dipende magari dalla vostra moto, dal vostro casco, dal parabrezza che avete, da tante altre variabili. Chi ha seguito il mio video dello scorso anno avrà già notato che avevo rivolto una certa critica all'abbigliamento riscaldato, o per meglio dire una mia certa avversità. Io possedevo tutto della Clan, avevo i guanti, la giacca, i pantaloni e le calze. La novità di questo 2024 è che ho venduto tutto quanto ad eccezione dei guanti, che ce li ho ancora qua, scusate. Li ho tenuti perché non si sa mai, tutto sommato ho comunque anche una moto scarenata, quindi potrei avere un'occasione di utilizzarli, anche se volendo potrei anche venderli. La mia avversità, diciamo, verso l'abbigliamento riscaldato è che è un po' poco flessibile. Per renderlo pratico con l'applicazione Bluetooth eccetera è necessario dover spendere un certo quantitativo di soldi oppure utilizzare il telefono, cosa che non mi viene particolarmente volentieri da fare quando ci sono 0 gradi. Se soprattutto colleghiamo l'abbigliamento alla moto abbiamo un ulteriore impedimento. Se lo colleghiamo a batteria dobbiamo rivolgere tutta la nostra riserva di energia alla batteria, che è molto costosa, se non sbaglio costa circa 90 euro. Per vostra informazione, quando avevo comprato tutto l'abbigliamento ne avevo comprate 2 di batterie. Una è recentemente morta, proprio in questi giorni quando volevo vendere l'attrezzatura e avevo una mezza intenzione di vendere le batterie. Il costo di questi attrezzi, secondo me, non è giustificato dalle loro prestazioni. Fondamentalmente si tratta come di un power bank, la loro capacità non è particolarmente più alta di un power bank che si può trovare da 10.000 mAh, che costa magari 15 o 20 euro. Perché comunque le batterie a un certo punto, dopo un tot di anni, vanno
a morire. Dal momento però che mi sono reso conto che le migliori giacche in commercio invernali, come per esempio la Dainese Antartica, hanno al loro interno un piumino 100 grammi, ho deciso di farmi una soluzione di questo tipo per conto mio. Cosa ho fatto? Ho comprato questo piumino comunque riscaldato, poi vi spiego perché. Ha un riscaldamento su 4 zone, funziona con un normalissimo power bank con la porta USB, ma soprattutto ha diverse particolarità. Io innanzitutto l'ho preso perché aveva un costo paragonabile a quello di un piumino della Decathlon. Altra cosa carina è che il cappuccio è staccabile, quindi mi viene comodo in moto perché non mi serve il cappuccio e mi fa solo ingombro all'interno del colletto della giacca. Non è rifinito divinamente, però al suo interno ha una tasca dove riporre power bank e tutta la schiena è alluminata, quindi un materiale che riflette il calore. Come potete vedere c'è un piccolo tastierino dove potete selezionare la zona che volete riscaldare, molto gradevole il riscaldamento del collo e della cervicale, oppure c'è busto e bicipiti o schiena. Perché ho fatto tutto il pippone su abbigliamento riscaldato e poi ho preso un piumino riscaldato? In realtà la mia intenzione era quella di non utilizzarlo per il riscaldamento ed è quello che ho fatto. Semplicemente uso questo piumino quando porto fuori il cane. Non so se si vede. Sì, un po', come si vede. Dai, ma vieni su. Ecco, toh, fatti vedere dagli amici da casa. L'ho testato per circa 2 mesi, il riscaldamento funziona, la durata del power bank, che comunque viene venduto a parte, è piuttosto elevata, nel senso che comunque dura un bel po' di ore, io lo uso solitamente con il riscaldamento sul collo, è molto piacevole, ma come vi dicevo, io il viaggio l'ho fatto non utilizzando la funzione di riscaldamento. Ho tolto l'imbottitura invernale, quell'ovattina molto sottile della mia giacca invernale e ho messo dentro il piumino. A differenza del viaggio dell'Agnello Treffen dell'altro anno, cosa ho fatto? Ho tolto poi il pile con la zip e ho utilizzato questa maglia di cui vi parlerò più tardi. Il risultato qual è stato? Che avevo 2 strati di tessuto sottili, più sottili dello scorso anno, il piumino invece più spesso dello scorso anno, perché come vi dicevo l'ovatta, quella che viene venduta con i giubbotti, come vedete è spessa solo qualche millimetro, e la giacca. Mi sembrava di guidare con 25 gradi, non sentivo il minimo freddo. Incredibile. Vi lascio anche il link se volete acquistare questi prodotti, li ho provati personalmente, li ho acquistati tutti col sudore della fronte, quindi potete essere tranquilli che non c'è nessuna marchetta dietro. Passando all'abbigliamento, ho fatto delle piccole migliorie, mi sono fatto regalare per Natale il completo di maglia e calzamaglia Heat Tech Ultra Warm della Uniqlo, è un marchio giapponese che fa vestiti, abbigliamento senza alcun logo sopra, quindi è una cosa che apprezzo particolarmente. La caratteristica di questi capi di abbigliamento è che sono particolarmente morbidi, sono molto elastici ma anche sono molto caldi. La maglia è incredibilmente elastica, vi faccio guardate che roba, quindi molto utile in moto quando si fanno certi tipi di movimenti ed è un po' scomodo se c'è un impedimento. Al suo interno è pelosino ma ha comunque lo spessore è quello di una maglia di pile. Ho indossato una maglia lupetto che già possedevo da diversi anni della Decathlon e sopra ho messo questa qui, quindi il collo della lupetto fuoriusciva da questa maglia. In questo modo ho lasciato il pile con zip a casa, ho evitato qualsiasi tipo di zip e di tessuti materiali che potessero un pochino indurire, tutto era bello morbido e poi sopra ci ho messo il piumino. Questi due capi, come vedete, ho tenuto la scatola, hanno un costo piuttosto economico, a prezzo pieno costano 30 euro ciascuno, ci sono diversi colori, c'è anche grigio scuro, nero, purtroppo la maglia c'era solo bianca quando l'ho comprata io, nel Black Friday, sebbene mi fosse stata regalata, costavano ciascuno 25 euro, quindi ci sono possibilità di sconto. Ho accennato nel video dell'Agnello Treffen che ne avrei parlato, cosa ho fatto? Mi sono reso conto che provavo freddo, nonostante i miei super guanti, le moffole, non riuscivo ad ottenere un sigillamento completo del polso, quindi utilizzando 2 vecchie calze del Decathlon che si erano consumate in zona tallone, cosa ho fatto? Le ho tagliate a metà, questa è la parte alta della calza, ho fatto un buchetto qui e mi sono fatto dei manicotti di pile molto spessi e ripulsi. Non credevo che fossero così efficaci, invece devo ammettere che lo sono, forse non ci crederete, io solitamente uso sempre le manopole riscaldate potenza 2 o addirittura potenza 3. Quest'anno all'andata le ho messe alla potenza 1 solo quando ero in prossimità dell'Agnello Treffen, quindi comunque vuol dire intorno ai 1400-1600 metri, la temperatura era scesa a -5. Al ritorno mi sono fatto tutto il viaggio con le manopole riscaldate spente. Non mi era mai capitata una cosa simile, super super contento di questa modifica a costo zero, ho utilizzato delle calze che altrimenti
altrimenti avrei buttato nell'immondizia, e soprattutto evitando di utilizzare le manopole riscaldate non mi sono sudate le mani, perché inevitabilmente, anche se le dita sono fredde, la parte a contatto un pochino suda e si crea una specie di cortocircuito, per cui non sapete se avete freddo per il freddo esterno oppure perché state sudando. Invece le mani sono state asciutte e il problema è praticamente risolto. Una problematica che ho più volte nominato nel video dello scorso anno è quella della puzza di fumo che accumulano i vestiti in questi raduni invernali. L'anno scorso io ero andato all'Agnello Treffen utilizzando una tuta da sci, sebbene mi avessero consigliato di utilizzare indumenti, anche tute da sci ma vecchie, da battaglia, però io non la possedevo, avevo solo quella lì che era comunque semi nuova, recente. Mi è dispiaciuto, ho pensato vabbè, la laverò quando torno a casa. Il fatto è che io l'ho lavata 3 volte, l'ho messa anche sempre fuori al freddo, all'aria, a prendere aria e buttare via la puzza di fumo, ma se vado lì adesso e col naso mi metto lì, sento ancora quel retrogusto della puzza di fumo. Allora cosa ho pensato? Ok, mi serve un tessuto che sia assolutamente facilmente lavabile, non importa se poi dopo insomma sembra un po' una cosa da carnevale, perché tanto siamo in un motoraduno invernale, e quindi ho trovato questa tutona di pile che ho provveduto ad allungare perché era un po' troppo corta, sebbene mi andasse bene la taglia. È super morbida, ha le taschine, e gli ho fatto fare, già che l'avevo fatta modificare, anche qui ho fatto mettere il buchetto per il polso. Sopra questa, come avete visto, perché ha generato un po' di scompenso, cosa ho messo? Questa maxi vestaglia di pile che ha uno spessore incredibile, praticamente è spessa 2 dita se la piego in 2 così. Cosa ho fatto? Appena ho potuto avere un piano d'appoggio, quindi ho steso la tenda, mi sono subito cambiato, così ho evitato di montare la tenda utilizzando i vestiti da moto, che comunque, per quanto possono essere adeguati, comodi, uno compra la taglia giusta, non permettono la comodità di movimento di un capo d'abbigliamento normale. Ho messo la tuta di pile marrone subito, poi dopo, quando ho finito di montare la tenda, che mi sono un po' calmato perché altrimenti avrei sudato troppo, ho indossato la vestaglia. Sotto la vestaglia letteralmente io bollivo. Qui sotto sto bollendo. Avevo così tanto caldo che, nonostante fossimo arrivati anche a meno 12, non ho praticamente mai avuto bisogno di coprire la testa, che è il punto di maggior dissipazione del calore corporeo. Quindi pensate quanto tiene caldo questa cosa. Anche di questa vi lascio il link qui sotto in descrizione, la versione è quella dell'altezza 180 cm, ci sono anche colori più sobri, vedete un po' voi, ma io lo consiglio assolutamente. Poi l'ho messa in lavatrice, 40 gradi, detersivo, è uscita profumata, basta, 0 sbatti, poca spesa, non me la meno a usare tute da sci o quant'altro, è anche abbastanza comprimibile e comunque il peso è leggera, non appesantisce il bagaglio della moto. Scendendo sempre più giù, a differenza dell'anno scorso, ho voluto provare a non utilizzare solette riscaldate, che comunque ancora possiedo quelle che avevo comprato l'anno scorso, quindi un solo paio di calze, classica calza della Decathlon tecnica con la punta un pochino di seta, un pochino di lana merino. Si può avere freddo, però onestamente ho preferito avere una calza sola e più spazio all'interno dello stivale. Credo di aver avuto il piede meno sudato dello scorso anno e fondamentalmente sono stato meglio. Dal momento che però io anche quest'anno ho utilizzato i dopo sci che avevo comprato lo scorso anno per andare all'Elephanten Treffen, conscio che però non è uno stivale da moto, quindi avevo comunque questo piccolo timore che in caso di incidente non avevo uno stivale tecnico, ma conscio anche che non esiste un vero stivale da moto che vi consente di fare un viaggio invernale con un discreto grado di protezione dal freddo, ho comprato una cavigliera di protezione. Questa ha delle parti molto imbottite in prossimità dei malleoli e una protezione spessa circa 1 centimetro dalla parte esterna e un elastico che la tiene ferma in posizione. Sono conscio che non è come avere uno stivale da moto, ma da un certo punto di vista non è neanche più come non avere proprio niente. In qualche modo ci ho messo rimedio. Tantissimi comunque motociclisti vanno col dopo sci all'Elephanten Treffen, soprattutto quelli della Sorel, che però sono un po' grossi, un po' troppo abbondanti, un po' duri. Io rimango fedele ai miei della Holang, che tra l'altro, vi ribadisco, hanno questa bellissima caratteristica di avere questa parte qui sotto che praticamente ruota
e vi escono i ramponi sia sotto la punta che nel tacco. Quando è giunto il momento di andare a dormire, che eravamo su una temperatura tra i meno 12 e meno 13, cosa ho fatto? Sono rimasto con le calze, la calzamaglia, quindi il primo strato, e una maglia e basta. Per coprire completamente il corpo ho indossato un passamontagna di pile che mi ha aiutato a isolare perfettamente la testa. In questo modo potevo girare all'interno del sacco a pelo, che comunque chiude anche la mia testa, quello che io possiedo, senza avere alcun ruotamento delle cuffie o alcun fastidio. Facendo così ho dormito come un pascià. Un piccolissimo suggerimento: l'ho comprato al market dei cinesi, sono degli spiedini in acciaio, sono lunghi circa 35-38 cm, vengono venduti a confezione con 4 spiedini l'uno, l'ho pagata credo 1,50 €. Li ho portati perché ho detto non si sa mai, e poi in realtà sono stati molto utili perché ci siamo trovati a cuocere sul bidone, ci serviva una griglia molto grossa, non sapevamo come fare. Maurizio, un ragazzo che ho conosciuto là, aveva quelle griglie che si piegano per tenerla ferma, ci abbiamo infilato tutti e quattro gli spiedini e così facendo abbiamo avuto una maxi griglia e abbiamo cucinato per 8 su un bel bidonazzo di fuoco. Altra cosa, mi sono portato come tagliere, ripiano, tutto fare. Questo, sai, avete presente quelle tovagliette che si usano per la colazione o per come sottociotola per i cani? Spessore credo mezzo millimetro, non so neanche dove comprarla, come cosarla, fate un po' voi. Anche se poi tagliando salame la rovinate, pazienza, tanto sono cose che a poco si lavano facilmente e via, non occupano spazio in valigia. Una volta che infilate tutto, mettete tutto di lato e andate così. Lo scorso anno, per proteggermi gli occhi dal fumo, avevo utilizzato questi occhiali qua modello aviatore anni 30, che però hanno uno scarso campo visivo e le lenti sono anche leggermente oscurate, sono stati un pochino scomodi. Allora quest'anno ho portato degli occhialini da piscina che, oltre a sigillare molto meglio gli occhi, o meno li sigillano del tutto, cosa che questi ovviamente non fanno perché sono occhiali da nuoto, sono trasparenti e hanno un campo visivo molto più alto. Così facendo mi sono completamente isolato dal fuoco, anche se li ho usati molto molto poco e soprattutto li ho prestati agli altri. Passiamo alle cose che non hanno funzionato, o diciamo hanno funzionato peggio di quanto sperassi. Mi sono portato questo attrezzo posata multitool, che al suo interno ha, se potete tirar fuori, la forchetta, il cucchiaio, ha anche un coltello e il cavatappi. La particolarità di questo attrezzo qual è? Che avete sia le posate che potete separarle, oppure chiudendolo e infilandolo al contrario in questa nicchia la posata diventa più lunga, chiaramente una sola per volta. È carino, mi ha ammaliato quando l'ho preso alla Decathlon, un costo comunque credo sulle 10-15 euro. La realtà dei fatti qual è? Che ci si trova che magari dopo aver mangiato si appoggia un attimo la posata, tutto congela subito in questi eventi, quindi diventa anche un pochino difficile lavare le cose e se lo richiudi c'è il rischio che, senza rischio, la probabilità quasi assoluta che lo sporco si infili un pochino nei meandri, nelle fessure di questo attrezzo. Anche il coltello, quando lo richiudete al suo interno, si porta dentro comunque magari quei residui di salame, di burro, eccetera. Non mi è sembrato un grande affare. Quello che probabilmente farò l'anno scorso, soprattutto perché le posate sono di metallo, sarà quello di... l'anno prossimo, sarà quello di portarmelo comunque, magari, anche perché il coltello è molto molto buono, particolarmente affilato, stabile, lungo il giusto, perfetto per i salumi, eccetera. Ma comunque portarmi due posate di plastica, quelle tipiche da campeggio, che quindi non rovinano i pentolini, sono comunque leggere, sono più lunghe, e utilizzare queste due qua solo in caso ci fosse una necessità extra di posate. Un altro attrezzo che non ha lavorato secondo aspettative è questo scaldamani della Zippo. Come vedete richiama il famoso accendino Zippo nella forma, cromato, bellissimo, c'è anche in colori scuri. Ha un costo comunque tutto sommato sostenuto. Come funziona? Voi dovete mettere la benzina della Zippo in questo misurino, cioè una mezza tacca e una tacca. Come vedete, con un flacone ci potete riempire credo 5 o 6 volte il misurino, completamente intendo. Poi aprite la protezione, aprite questo piccolo filtro, mettete la benzina all'interno dello scaldamani stesso, scaldate qui, chiudete il tutto e lui parte. Ha al suo interno un catalizzatore secondo cui funziona in assenza di ossigeno, motivo per cui cosa succedeva? Che spesso lo tiravo fuori, era molto caldo, la temperatura poi scendeva, allora lo rimettevo in tasca e risaliva.
difetti di questo attrezzo, oltre ai pregi che è veramente bellissimo, sembra una mezza opera d'arte da quanto è bello, cromato, bello, levigato, morbido. Nell'operazione di riempimento con questo beccuccio esce un pochino di benzina, non è il massimo, l'odore della benzina Zippo è piuttosto fastidioso. E il suo funzionamento a pieno regime sarà al massimo di 6 ore, scalda comunque tanto la mano. Il fatto è che vi obbliga ad avere anche un accendino, è piuttosto scomodo, avete comunque a che fare con sostanze infiammabili, ma soprattutto l'ingombro. La combinata di queste due ha un ingombro del genere, è piuttosto grande, quantificabile come un power bank, credo sui 12.000 mAh, allora a quel punto molto meglio un power bank scaldamani. Un oggetto come questo da 5.000 mAh, vi permette di scaldare le mani istantaneamente, non avete bisogno di accendini, di benzina, di trafficare con aggeggi vari e oltretutto è 100% affidabile, mentre io ho avuto qualche piccola difficoltà, quello l'avevo già usato 3 o 4 volte, ma un paio di volte non ero riuscito a farlo andare perché non capivo come farlo partire, poi ce l'avevo fatta, l'altro giorno l'agnello andava un po' così, ci ho riprovato a casa e invece ci sono riuscito, quindi evidentemente risente un po' di come provate ad accenderlo, del freddo, di varie cose, insomma è un po' macchinoso, mi sentirei di consigliarlo solo a chi sta tanti giorni all'aperto senza accesso all'elettricità, allora questo sì. Perché chiaramente con la, come vi dicevo, la latta magari ci fate probabilmente 72 ore di riscaldamento, cosa che un power bank riscaldato non potrà mai fare, perché un power bank da 10.000 mAh alla potenza minima al massimo arriva a 14 ore. Però uno come questo, oppure come questo qua che vi faccio vedere che ho visto su Amazon, da 10.000 mAh, quindi vi permette di ricaricare il telefono 3-4 volte addirittura, secondo me è l'accessorio perfetto per i motoraduni invernali. Perché comunque vi permette tante ore di riscaldamento delle mani, che comunque non è necessario perché magari a volte ci serve solo quel quarto d'ora, 20 minuti per riportare sulla temperatura dopo che magari abbiamo, non so, abbiamo montato la tenda e le mani sono gelate, e poi avete un power bank nel caso vi si scarichi il cellulare, che è comunque un'eventualità molto facile. E qui vengo all'ultimo punto delle mie delusioni, cioè le apparecchiature elettriche e le batterie. Sapevo benissimo, anche perché mi interesso particolarmente di batterie, che col freddo queste soffrono. Con mio grosso stupore, la mia Action Cam, che mi accompagna comunque da tanti anni, ma che non avevo mai utilizzato a temperature così basse, meno 12, meno 13, praticamente all'andata mi ha mollato dopo soli 6 minuti di registrazione, con la batteria piena al 100% in partenza. Anche il telefono è durato un pochino meno, sebbene lo tenessi sempre in tasca, però quando lo utilizzavo, perché io comunque filmo tutto con l'iPhone, si è scaricato molto velocemente. L'Action Cam, tra l'altro, quando era praticamente fredda era più lenta a rispondere, quando l'accendevo ci metteva qualche secondo in più, così come il display si accendeva un po' lentamente, quando lo spegnevo i cristalli liquidi ci mettevano qualche secondo a spegnersi. La mia Insta360 One X2 ha sofferto anche lei il freddo, l'ho provato a accendere quando sono arrivato all'agnello Treffen, all'inizio aveva qualche difficoltà, non si accendeva o se si accendeva si bloccava nella fase di accensione, è stato sufficiente tenerla nella mano un paio di minuti, si sono scaldati i circuiti interni e dopo è andata senza problemi. Quindi fate attenzione alle vostre batterie, perché con il freddo estremo durano molto molto meno. Una soluzione è quella di tenerla sempre in tasca e quando andate a dormire ve la infilate il telefono e il power bank nel sacco a pelo, tanto comunque l'ho fatto anch'io, non danno particolarmente fastidio. Penultimo punto è quello relativo alla stabilità del fornelletto da campeggio. Sapevo che insomma la bombola più il braciere più il pentolino sopra è una triangolazione un po' instabile col baricentro alto. Ci sono comunque soluzioni che permettono dei mini treppiedi di agganciare la bombola, ce l'aveva anche il mio vicino di tenda, sicuramente ne comprerò uno per il prossimo raduno. Un paio poi di consigli extra che mi sono venuti in mente osservando il comportamento delle persone intorno a me. Una di queste è che ho visto delle tende con il classico telo di plastica sotto la tenda. Secondo me non è necessario in questi motoraduni invernali dove si posa la tenda sopra lo strato di paglia.
lo strato di plastica fondamentalmente serve per proteggere il fondo della tenda da sassi e eventuali detriti che possono rovinarla. Lo scopo del telo di plastica sotto la tenda ha la funzione di proteggere il fondo della tenda stessa da eventuali sassi o detriti che possono rovinare il sottotelo o addirittura bucarlo. Ma se sotto di voi c'è uno strato di 20 cm di paglia, onestamente è superfluo e vi state portando del bagaglio inutile. Altrettanto, visto il vicino di tenda nel mio accampamento, aveva un telo riflettente come questo qui, ma l'ha messo sotto la tenda. Anche in questo caso secondo me è inutile. Io questo lo utilizzo dentro la tenda, proprio sul pavimento, e poi sopra metto tutte le mie cose. La differenza che questo accessorio fa all'interno della tenda è impressionante. Praticamente il fondo è ghiacciato. Nel momento in cui lo posate, come ho fatto anch'io, che però l'ho fatto di notte, avete innanzitutto un isolamento di qualche millimetro, questo è spesso giusto un paio di millilitri, ma è riflettente da entrambi i lati, ma soprattutto riflette tutto il calore che voi portate all'interno della tenda. Quindi non ha alcun senso, secondo me, portarsi un oggetto tra virgolette così ingombrante per usarlo fuori. La sedia che ho comprato di ritorno dall'Elephant & Treffen lo scorso anno, perché l'avevo vista quella intorno a me, ma io ho comprato quella con lo schienale più alto, si è comportata benissimo, ha retto senza alcun problema la leggiadria dei miei 130 kg, nessun cedimento, quindi mi sento assolutamente di consigliarla. Ce l'avevano anche tante altre persone intorno a me, c'è chi ha la versione bassa, c'è chi ha la versione alta. Onestamente io vi suggerisco quella alta, a fronte di un ingombro maggiore di circa 10 cm del pacco e credo circa un mezzo chilo in più, avete però sicuramente una comodità molto maggiore perché potete appoggiare la testa. Vi ringrazio di essere arrivati a questo punto del video, vi invito a commentare, ci tengo particolarmente, se avete trovato questo video utile, se avete una domanda le leggo tutte e rispondo a tutte quante, quindi sono qui per voi. Vi invito anche, se non avete visto il video precedente dello scorso anno, a vederlo, perché come vi dicevo questo è un ampliamento, un miglioramento del video della volta scorsa, e se il video vi è piaciuto vi invito ad un like e all'iscrizione al canale, così posso continuare a portare altri bei contenuti di viaggi, di moto.